Ehi, ciao a tutti popolo YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su Jump Jump TV, io sono Jump Jump, welcome guys! Oggi sono qui raga per reagire al nuovo degli FSK e questa è la mia prima reaction a questo gruppo che sta spopolando in Italia, che sta entrando, che è già entrata prepotentemente nel mondo trap rap italiano. Prima di tutto ciò raga, io vi chiedo per cortesia un like e iscrizione al mio canale. E se volete condividete e commentate per aiutarmi a crescere nel canale. E vi giuro che porterò sempre cose real come sto facendo, dicendo sempre la verità sulle recensioni, sulle reaction. Perché qua trovate il Keep It Real. E grazie a tutti quelli che mi stanno aiutando a crescere, a tutti quelli che piazzano like, a tutti quelli che si iscrivono, davvero grazie. Ed ecco, sono pronto per ascoltare il pezzo. Andiamo, FSK Satellite, Greg Willem. 10 per In California. Let's go. Vabbè, il mood è molto rock, no? Molto californiano. È un po' ripresa l'ambientazione dei primi 2000. Non lo so, mi ricorda un video dei Blink 182 barra Offspring. E loro sono vestiti più o meno come, diciamo, punk rock di quegli anni, no? Devo dire che il beat mi piace, questo beat molto rock, tra rock con questa fusione con la trap, no? Mi sembra un poco Lil Peep, anche c'è anche un po' di Lil Peep, secondo me ha impressioni personali, come sempre. Mai perso la testa per una puttana, ma sarà vero? Sempre fatto, lo pensiamo anche noi. Ma devo dire che accattivante, ecco, usiamo questo termine, accattivante, non è niente male. Però a me ricorda molto quei video punk rock dei primi 2000. Molti di voi non c'erano sicuro. Io ero piccolo. Cioè piccolo, ero adolescente, va. Sapo, bully. Mamma mia, un video molto fa fare il viaggio, no? Ma è Andrea Di Pre? Oddio Cristo, è lui? Vabbè, lui cade sconvolto, strafatto. Aspetta, quello che penso è l'anima, cioè lui esce dalla sua anima. Ok, raga, andiamo alle conclusioni al solito. Partiamo dal video, come piace fare a me. E allora, il video secondo me si amalgama con quello che è il sound, con quello che loro vogliono dire, no? Questo sound molto molto rockeggiante, mischiato con la trap. E io ho visto nel video, come anche diciamo nel pezzo, un qualcosa che mi ha ricordato, mi ha riportato agli Offspring o ai Blink 182. È un qualcosa che mi ha riportato a Lil Peep, no? È molto forte questo Lil Peep, ora poveretto è morto da un bel po' di tempo, da un anno più o meno. Boh, comunque, mi ha ricordato questa nuova scuola con Lil Peep e mi ha rimandato agli Offspring, ai Blink, o comunque a quei gruppi punk rock che hanno spopolato nei primi 2000. Il video, devo dire, è molto bello, molto accattivante, molto depressivo però per certe parti, non lo so perché mi dava un po' di ansia, ma è, secondo me, voluto. Ed è proprio questo, ti deve portare a guardarlo, a dire ad avere mille sensazioni. A me mi ha portato anche un po' di ansia, però molto figo a livello estetico, devo dire la verità. Poi alla fine vediamo il Sapo Bully che apre la porta, no? Dell'hotel, non lo so, della casa. C'è Dipre, mi sembra che fosse Dipre, gli dà questa, no, queste pillole, questa droga, penso che sia quello, no? E lui cade a terra a un certo punto e esce di nuovo
cioè non è l'anima che esce dal corpo, è lui che esce dalla sua anima, almeno è quello che si è visto, molto lineare, almeno credo io che è così, quindi quello che ho visto io è questo. Parlando del pezzo, come il video mi è molto piaciuto, io non sono, come vi dico sempre, fan di tanti artisti della nuova scuola, perché spesso e volentieri non ne capisco il concept, non capisco, diciamo, la loro attitudine, anche se c'è, perché per fare tante views, per avere tanti follower, vuol dire che attitudine ci deve essere, devono piacere a un bel po' di persone, è così che funziona. Però personalmente, a mio giudizio, molti della nuova scuola non mi piacciono. In questo caso io conoscevo già da prima gli FSK, come ho detto sono entrati prepotentemente, ho sentito sprazzi delle canzoni, alcune cosette mi piacevano, alcune strofe sì, alcune strofe no, per l'attitudine non mi dispiacevano, però devo dire sto pezzo mi ha preso bene, non ho niente da dire, da fare critiche, cioè è un pezzo molto tranquillo, non ha tante rime, non è tanto rap, è più un miscuglio fra quella che vuole essere la trap e appunto il discorso del rock. Loro dicono siamo i nuovi punk rock nel testo, no? Siamo il nuovo punk, e dice non mai persi per una buttana, lo dice più volte, parlano un poco della loro vita, no? Della loro attitudine, come spesso e volentieri capita nella nuova scuola. E devo dire che il pezzo è molto, racconta molto quello che può essere la loro esperienza, no? Una parte della loro esperienza, e ci può stare. Raga, io ho detto quello che pensavo di questa canzone, di questo pezzo. Chi lo sa, magari mi affascineranno sempre di più gli FSK e incomincio ad ascoltarli. Non lo so, magari per uno come me che viene dal boom bap e che si approccia da qualche anno alla trap, ad ascoltare la trap, che è entrata, diciamo, di prepotenza nel mondo del rap, cioè è questa scissione, ma è sempre rap se vogliamo, almeno io la vedo così e molti la vedono così. Non lo so, consigliatemi magari voi qualche pezzo degli FSK o di qualche gruppo o di qualche cantante similare da ascoltare. Magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo pezzo. E niente raga, io ve lo ridico, lasciate un like e iscrivetevi, aiutatemi a crescere. E grazie a tutti voi anche della semplice visione. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.